Innanzitutto è un'emozione anche nostra, perché dietro questo c'è una lotta, innanzitutto una lotta del comitato, degli abitanti di Vere, ma anche una lotta nostra, una vittoria della città. Sì, entro i primi di febbraio tutti i nuclei assegnatari, come si sta vedendo adesso, si trasferiranno materialmente negli alloggi nuovi. Il giorno dopo si cantierizza e da quello che so io, perché già c'è la ditta, c'è tutto, è stato contrattualizzato, ci vorranno una trentina di giorni per arrivare all'abbattimento. Quindi ormai siamo proprio in fase di countdown finale, l'emozione è davvero grande, un obiettivo raggiunto a cui ovviamente ne seguiranno altri, che sono le altre vele. Sì, il primo dei tre abbattimenti, verde, rossa, gialla, la vela celeste parcheggio, ma poi riqualificata. La facoltà di medicina. E soprattutto la facoltà di medicina, si sono sbloccati tutti i problemi, quindi là anche stiamo ai lavori finali. Insomma, credo che questa sia una svolta, se posso consentirmi, non solo per Scampia, per Napoli, per il sud Italia, ma credo per l'intero paese, perché quell'immagine che veniva accomunata a Gomorra la cancelleremo, ma soprattutto voglio sottolineare la dignità di queste persone che io in questi anni ho conosciuto nei momenti belli come oggi, ma anche nei momenti assai difficili, e non hanno mai perso il grande cuore e la grande dignità di abitare in un luogo difficile, complicato, e rimanere a testa alta e con la schiena dritta. Ricordiamo le cifre, 308 milioni erano quelle per il patto? Sì, poi c'era stata la decurtazione all'inizio di questo governo, poi li abbiamo recuperati. Il progetto complessivo è imponente, perché non è solo abbattimento ma anche riqualificazione, perché l'unica vela che rimane in piedi sarà sede di vari uffici, tra cui quelli della città metropolitana, quindi da periferia a centro. Questo è un altro messaggio forte. Sindaco, per tanti anni si sono fatte passerelle a Scampia, le persone si sono molto spesso hanno perso la fiducia su questo, però noi chi mai, la dura la vince. Noi mai, per la verità, passerelle, anzi, siamo stati là anche nei momenti, devo dire, complicati, forse sono stati più momenti difficili che quelli gioiosi, però abbiamo costruito un percorso insieme, questa è la cosa più bella, dal primo momento in cui andai a fare il primo incontro nella prima campagna elettorale fino a questi giorni. Sempre confronto, dialettica, rispetto reciproco, rispetto dei ruoli, fatto storico che il progetto Restart Scampia, in cui oggi avviamo l'iter finale dell'abbattimento, porti la firma del sindaco di Napoli, dell'Università di Napoli e del Comitato Vela. Non esiste precedente nella storia d'Italia, quindi stiamo scrivendo la storia di un luogo complicato, e davvero c'è l'emozione di tutti, a cominciare dagli abitanti, ma ve lo assicuro anche da parte mia.